Wahekuj, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo video reclutamento per il Nazume Eleven Go Galaxy Big Bang. Come da titolo, oggi recluterò la principessa Lalaia, o Roleia che dir si voglia, e la principessa Katora Page. Ovviamente, prima di poter reclutare questi personaggi, c'è bisogno di aver sconfitto la flotta Ixar nell'ultimo capitolo di gioco, quindi insomma finire la storia. Una volta fatto, bisognerà collezionare due foto e due oggetti in particolare. Per la Laia ci servono il meteorite carino, che si può prendere dalla squadra che state vedendo appunto a Sandorias. È una squadra che si trova nel deserto quando andiamo con l'overboard. Questo è un vero overboard, non come quelli che ci rifilano le televendite. E bisognerà saltare su questo masso e combattere appunto con la squadra avversaria fino a che non vi rilasciano il meteorite carino. Perché meteorite carino? Perché è il suo nome, non so perché carino. Come secondo oggetto invece bisogna andare nella galassia perduta, seguire la strada che vedete appunto nelle immagini e combattere contro il team Maido Okinizu. È un team particolare, anche loro hanno i totem, comunque sia non è troppo difficile sconfiggerli, anche con dei semplici tiri riuscite a fare gol, e vi devono rilasciare questo oggetto che si chiama Watashi Boshi Planet. Watashi Boshi dovrebbe indicare il mio essere, io sono, però non ne sono troppo sicuro. Comunque sia, è un oggetto, lo vedete anche in grafica, quindi battete la squadra fino a che non ve lo rilasciano. Poi dobbiamo andare a Palazzo Reale su Fala Morbius, ovviamente. Se non sapete come arrivare a Palazzo Reale, basterà andare alla stazione di Fala Morbius. Nella parte superiore ci sarà un ascensore che vi può portare sia al Gran Celesta Stadium, contrassegnato dalla scritta GC, oppure a Palazzo Reale, che è l'altra scritta che non è contrassegnata da nulla, quindi non potete sbagliare. A questo punto andiamo nella stanza di Lalaia, che si trova in fondo al corridoio, sempre dritto davanti a voi, tutta quanta a destra. Troverete appunto una stanzina dove entrare e ci saranno tre foto da fare, una delle quali ci servirà anche per il prossimo giocatore. Dovete scattare la foto ai cappelli strani sia ai vestiti stilosi. E inoltre vi consiglio anche di scattare una foto allo specchio reale, che servirà appunto per la principessa Katora. Una volta soddisfatti questi requisiti, non ci resterà che andare appunto da questo personaggio e prendere l'amico card della principessa Lalaia. La principessa Lalaia non ha né un totem né uno spirito guerriero, però può essere molto utile per fare il Miximax. Certo, non è che ha tecniche di chissà quale grande rilievo. Come statistiche, insomma, si può anche fare a meno di una giocatrice come lei. Più che altro giusto per avere un personaggio interessante nella squadra e magari farci il Miximax. Però ha molto dribbling, questo devo riconoscerlo. Passiamo ora alla principessa Katora. Lei anche ha quattro requisiti, ovviamente, due oggetti e due foto. Partiamo dal primo oggetto. Il primo oggetto che ci serve è il prisma strano. Lo troviamo andando appunto nella Lost Galaxy, la galassia perduta, e combattendo la prima squadra che troviamo appena usciti dalla stazione. La primissima squadra è la Dark Matters, ovvero materia oscura, e basterà batterla tante volte fino a che non ci rilasciano appunto questo prisma strano. Il secondo oggetto che ci serve invece lo troviamo sul pianeta acquatico Sasanara, combattendo contro la squadra Smile Swimmers, che trovate appunto seguendo la strada che vedete in video. È una squadra insomma piuttosto semplice da sconfiggere anche questa, e ci serve l'oggetto grammofono di polvere di stelle. Non è proprio grammofono, è più che altro un registratore, e sì, registratore di musica, non radio, non MP3. Registratore di musica. Andiamo quindi a Palazzo Reale, a Fala Morbius, e dobbiamo scattare la foto, come vedete appunto dalle immagini, al trono. Sappiamo tutti quanti che Katora era la principessa del suo pianeta natale, Kiel, e è stato distrutto, e quindi lei vuole qualcosa che le ricordi il suo pianeta, ovvero una foto di un trono, anche se non è proprio il suo. E se avete scattato la foto allo specchio di Lalaia nella sua stanza, come appunto vi ho detto prima, avrete anche tutti quanti i requisiti per reclutare Katora Page. Anche lei, come Lalaia, non ha un grande potenziale, a parte qualche statistica, e non ha né un totem né uno spirito guerriero. Però ha due tecniche importanti, che sono rispettivamente il colpo celestiale e l'inno di Atena, due tecniche da non sottovalutare, quindi anche lei per il Miximax credo che sia ottima. Inoltre la statistica di tiro non è affatto male. Un'altra cosa che mi avete detto in molti è di portare reclutamenti che non ci sono anche su YouTube.
però io non so quali reclutamenti ci sono su YouTube. Non è che prima di fare un reclutamento mi vado ad informare su YouTube se è già fatto oppure no. Io lo faccio. Poi se c'è, oh, non ci posso fare nulla. C'è qualcuno che l'ha fatto prima di me. Io ovviamente non è che vado a vedere su YouTube come fare certi reclutamenti, perché sarebbe una cosa deleteria. Ad ogni modo, QG video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto e che vi possa aiutare a reclutare, nel caso vogliate reclutarli, questi due personaggi. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!